dovresti accettare la mia vittoria. Hai ragione, mi hai battuto. Negli affari funziona così. Qualche volta vinci e altre volte perdi. Sai perché penso che mi abbiano scelto? Perché ho dato loro sicurezza. Hanno creduto in me. Esattamente come ha fatto mio marito. Oiku, è un problema della società. Noi non dobbiamo discutere su questo argomento. Non ti preoccupare, sono troppo felice per iniziare una discussione con te. Però non mi hai creduto e ho in mente una punizione bellissima. Qual è la punizione? È facile, parleremo tanto. Non te l'ho detto, ma se non avessi ottenuto l'ordine, ci saremmo ritrovati in una situazione molto delicata. Che bello, ho salvato il futuro dell'Atlantis e ho fatto tutto da sola. Allora è un bene che tu abbia ottenuto il lavoro. È vero. Sai, adesso il mio umore è molto migliorato. Come avevo già detto, abbiamo ritirato l'ordine all'Atlantis solo per una questione di principio. Mio padre è ancora il presidente del consiglio d'amministrazione e lui ha delle regole ferree. Sì, certo. Possiamo metterci d'accordo nell'altro modo? Come no? Ho convinto mio padre a farlo. Se Atlantis effettuerà un bonifico di 500.000 euro come garanzia, potremo lavorare con loro. Purtroppo loro non hanno liquidità, quindi non credo che si potrà fare. Non hanno quella cifra. Possiamo fare così. Farò io il pagamento per loro conto. A noi non interessa chi sarà a pagare. Bene, quindi il problema è risolto. Una cortesia, che questo resti fra noi. Io preferisco che per ora Oiku non sappia del mio intervento. Oiku saprà soltanto che abbiamo cambiato idea e che abbiamo deciso di lavorare di nuovo insieme alla sua società. Grazie, Ezra. È stata una giornata stressante, ma molto importante. Adesso ho bisogno di rilassarmi. Che ne dici di andarmi a preparare un caffè? Mi fanno male tutti i muscoli. Mi fai un bel massaggio? Cos'è? La password di Facebook. Il mio amore Oiku. Il caffè arriva subito.